Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. L'area fredda che ha interessato le nostre regioni negli ultimi giorni sta lentamente migrando verso est, favorendo cieli più sereni nella giornata odierna. Intanto un vortice di bassa pressione proveniente dall'Atlantico comincia lentamente ad affacciarsi sulle regioni settentrionali d'Italia. Tale vortice attiverà su gran parte del centro-sud Italia forti correnti di scirocco e un richiamo caldo-umido dall'Africa settentrionale, che inizialmente permetterà alle temperature di aumentare in maniera considerevole, raggiungendo punte di 24-25 gradi su buona parte del sud e quasi 30 gradi sulla Sicilia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 13 ottobre. Al mattino ancora fresco, soprattutto sui monti della Basilicata e sulle alture della Puglia centro-settentrionale. Cieli per lo più sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata su tutti i settori, senza rischio di precipitazioni. Dalla sera umidità in forte aumento per l'attivazione di venti di scirocco, che potranno generare nebbie o nubi basse lungo le valli del Materano, Murge e su tutto l'arco ionico tarantino. Temperature in aumento a partire da metà giornata e rialzo anche nei valori minimi. I venti inizialmente variabili tenderanno a ruotare da scirocco durante il pomeriggio sera su tutti i settori, soffiando con moderata intensità. I mari, lo Ionio e il canale d'Otranto risulteranno via via sempre più mossi, mentre l'Adriatico poco mosso. Oggi per la consueta rubrica ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Zuccalà per questo magnifico scorcio che ritrae la torre cinquecentesca di Ruca Vecchia in Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure alle email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.